La domanda è: a mio padre di 83 anni, per il sospetto di mielodisplasia, è stato effettuato un ecoaspirato midollare che ha confermato il sospetto e ha rilevato una percentuale di blasti al 6%. Ha poi effettuato una biopsia osteomidollare di conferma, ma stiamo attendendo i risultati. Lui da tanti anni effettua terapia con cardioaspirina per coronaropatia ed applicazioni di stent. Negli ultimi emocromi le piastrine sono scese a 56.000. I bianchi a 3.000, i globuli rossi a 4 milioni. Il cardiologo, per il calo piastrinico, 56.000, gli ha prescritto Plavix anziché cardioaspirina. Può continuare a prendere questo farmaco visto il numero di piastrine? Anche questa è una domanda difficile, quindi te la giro, Alessandro. Dal punto di vista immunologico, sì. Diciamo che la controindicazione ad assumere antiaggreganti, indipendentemente dalla patologia alla base, se consideriamo una persona che abbia poche piastrine, trasversalmente, al di là della ragione per cui ha poche piastrine, la controindicazione assolutissima sono le 30.000 piastrine, ma comunque al di sopra delle 50.000 piastrine è consentito l'uso di terapia antiaggregante e anticoagulante. Ogni farmaco ha la sua tossicità, non esiste una terapia a costo zero, non costo economico, a rischio zero. È sempre un trattamento, è il bilancio di quello che io mi aspetto di guadagnare utilizzando questo farmaco e quanto ho viceversa timore che questo farmaco possa nuocere. Nel bilancio costo, dal bilancio costo-beneficio viene fuori l'indicazione. Allora, nella fattispecie, il farmaco così secco secco non è controindicato e se il cardiologo lo prescrive, evidentemente esiste una indicazione che sovrasta il fatto che il farmaco, il clopidogrel, abbia un rischio generico di chiaramente facilitare le emorragie. Soprattutto in una persona con una conta piastrinica bassa. In generale, la coagulazione non è fatta soltanto dalle piastrine, per fortuna. In natura, il nostro organismo produce un numero di piastrine ridondante, molto ridondante, e quindi curiosamente, anche quando queste sono di molto al di sotto del valore normale, io penso che ne ho 70.000, ma il valore normale è 140, quindi sono la metà. In realtà, quel numero lì, se tutto quanto il resto funziona in maniera armoniosa, può essere assolutamente più che sufficiente.